alleluia, alleluia, tu sei santo, sei grande, sei glorioso, alleluia, sei meraviglioso, alleluia. Signore, entra le grandi meraviglie, Signore, c'è la nostra vita, alleluia, gloria al tuo nome. Signore, la nostra persona che è a tua immagine e somiglianza, ed ecco siamo qui per stare in comunione con te, come tu hai sempre desiderato e come tu hai sempre da sempre stabilito. Alleluia, gloria al tuo nome, quindi vogliamo adorarti in spirito e verità, vogliamo adorarti in verità con cuore, con l'anima, alleluia, rende Messia gloria, alleluia. Salga, Signore, a te ciò che il nostro cuore ti offre ancora questa sera, come soave profumo, insieme a Gesù che con te lo onoriamo e lo benediciamo in eterno. Amen, alleluia. Lasciai falli miei e vissi per lui secondo che mi parlò. Per me riempimi tu e lode al tuo
chi ha trovato Gesù veramente ha trovato il più grande dei tesori, l'unico, alleluia, tesoro, alleluia, che una volta trovato bisogna saperlo custodire, perché non soltanto è prezioso, ma è vitale, alleluia, di vitale importanza. Chi perde questo tesoro perde tutto, perde la vita. Alleluia. Amen. Gloria al Signore Gesù. E così vogliamo anche questa sera passare alla lettura della parola di Dio. Sapete, mentre eravamo in preghiera, il Signore mi ha dato da capire una cosa bellissima pure, che quando, guardate, gloria al Signore, quando il Dio disse sia la luce, e la luce fu, e quindi generò il suo figliolo, che poi si è incarnato in Maria Vergine, no? Perché è stato colui che era prima presso il Padre, che poi si è incarnato in Maria Vergine. Amen? E allora guardate che cosa meravigliosa che mi ha dato da capire, perché se il Padre avesse creato qualcosa prima di generare Gesù, per esempio una cosa qualunque, allora quelle cose sarebbero state più grandi di lui, di Gesù. Invece Gesù deve avere il primato sopra tutte le cose, deve essere il capo di tutte le cose. Amen? Quindi gli angeli stessi non li ha, perché gli angeli sono spiriti come lo era Gesù. Amen? Perché non è che gli angeli, serafini, cherubini, arcangeli, non è che loro hanno un corpo di carne come ce l'abbiamo noi. Gli spiriti non hanno un corpo di carne. Hanno un corpo spirituale, ma ce l'hanno pure un corpo. Allora, vi porto stavo su un piccolissimo esempio per farvi capire. E allora, perché uno dice, ma com'è che gli angeli hanno un corpo? No. Loro hanno un corpo diverso dal nostro. Quando poi noi risusciteremo, nel giorno della risurrezione, oppure se siamo in vita saremo mutati da corpo corruttibile in corpo incorruttibile, vuol dire che rivestiremo l'immortalità, allora, mi seguite attentamente, allora diventeremo simili agli angeli, però loro non è che avranno un corpo di carne, noi avremo un corpo in più, un corpo di carne come ce l'ha Gesù. Però avremo anche il corpo spirituale. Quindi potremo parlare con loro, dialogare con loro. Amen? Ed essere come loro. Dici perché? Gloria all'Altissimo. Praticamente il Signore ha generato il Padre, prima ha generato Gesù, dopo aver generato Gesù, attenzione, il Padre ha creato gli angeli, angeli, arcangeli, serafine, cherubini e così via, però, attenzione, da Gesù, per mezzo di Gesù, perché se li avesse creati il Padre, gli angeli sarebbero stati uguali a Gesù. Amen. Allora, il Padre, per non togliergli il primato, l'autorità al Figlio, genera prima il Figlio e poi dice, Figlio, tu ora crea tutte le altre cose. Creiamo, anzi, insieme, Padre e Figlio, incominciano a creare tutte le cose, persino gli angeli, in modo tale che nessuno possa vantarsi di essere uguale né al Padre né a Gesù. Infatti il Figlio riconosce l'autorità del Padre, perché dice il Padre, dice io vado al Padre perché il Padre è maggiore di me. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. E allora, quindi gli angeli sono, ecco perché, vedete, Satana, nonostante fosse stato creato da Gesù, per mezzo di Gesù,
si è insuperbito lo stesso, voleva essere uguale a Gesù e possibilmente uguale al Padre. Amen. Allora il Padre, antivedendo tutte queste cose, ha fatto bene tutte le cose, amen, in modo tale che nessuno possa dire al Figlio: io sono uguale a te o più di te. Amen. Alleluia. E infatti il Padre non ha fatto incarnare un angelo, un arcangelo, un serafino, un cherubino. No, ha fatto incarnare il suo figliuolo Gesù. Amen. Gloria all'Altissimo. Amen. Perché è proprio lui della stessa natura del Padre. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. Amen. E così vogliamo adesso, fatta questa precisazione, vogliamo passare alla lettura della sua parola come l'ha stabilita anche questa sera. Ed esattamente nell'Evangelo di Luca, capitolo 23, alleluia, e dal versetto 33. E quando giunsero al luogo detto del teschio, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. Ed il popolo stava là a guardare. Ed anche i magistrati col popolo lo beffavano, dicendo: egli ha salvato gli altri, salvi se stesso, se veramente egli è il Cristo, l'eletto di Dio. Anche i soldati lo schernivano, accostandosi e presentandogli dell'aceto, e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra il suo capo, inoltre, vi era una scritta in caratteri greci, latini ed ebraici. Alleluia. Alleluia. Costui è il re dei giudei. Or uno dei malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava, dicendo: non hai neppure timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna? Noi in realtà siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse a Gesù: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Allora Gesù gli disse: in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Era circa l'ora sesta e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. E Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Allora il centurione, visto quanto era accaduto, glorificò Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che si era radunata per osservare ciò che accadeva, alla vista di questo, se ne tornò a casa battendosi il petto. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. Oh, quante cose meravigliose ci sono nascoste. Dico nascoste perché se il Signore non rivela, rimangono nascoste ai nostri occhi e alla nostra mente. Quando il Signore rivela, invece, tutto ciò che è nascosto viene alla luce, e noi comprendiamo. Alleluia. E, ecco, dice, era circa l'ora sesta e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. E Gesù, gridando con grande voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Alleluia. Guardate, in verità ve lo dico, sia glorificato il Signore, perché
quel discorso che il Signore mi ha fatto fare prima, amen, non era stato da me né studiato né preparato prima. Quindi tutto spontaneo, amen, come il Signore mi ha fatto descrivere, ecco, quelle cose, perché per me è stato nuovo, ecco, è stata nuova quella rivelazione, quando appunto il Padre dice sì alla luce, e da lui uscì questa luce, che uscendo questa luce si formò un essere, alleluia, simile al Padre, perché uscì da lui stesso. Io e il Padre siamo uno, vedete, della stessa natura. Amen, gloria. E ecco, sia la luce, e la luce fu. Vi dico in verità, io quando leggo, io non è che so quello che devo dire, credo che lo sapete, quindi non so da dove cominciare, no? E quindi mi lascio trasportare, come sapete, una barca a vela nel mare si lascia trasportare dal vento che la spinge, amen? Identica cosa. Quindi non mi preoccupo, perché so in chi ho creduto, so a chi sto servendo, so da parte di chi sto parlando, e quindi guardate come il Signore mi ha fatto appunto posare lo sguardo, perché appunto adesso, Signore, dove devo cominciare ora che ho finito di leggere? Amen? Ho detto, Signore, insomma, prof, il Signore fa posare lo sguardo su questi versetti. Guardate. Allora Gesù disse, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso, disse al ladrone che gli aveva chiesto grazia. Amen. Ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Dici, non ti preoccupare, oggi stesso sarai con me in paradiso. Amen. Potrebbe sembrare un po' strano ciò che poi successivamente Gesù dice. Perché dice, oggi stesso, era circa l'ora sesta, seguitemi, era circa l'ora sesta e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. Era circa l'ora sesta. L'ora sesta, sapete che ora era? Menziono. Era mezzogiorno. L'ora sesta corrispondeva a mezzogiorno, alle 12 di giorno. Quindi si fecero allora era circa l'ora sesta e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. Quindi ora nona erano le 3 del pomeriggio. Quindi da mezzogiorno alle 3 si fece buio per tutto il paese. Infatti dice, il sole si oscurò, alleluia, e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. Allora il sole si oscurò, si fecero tenebre. Perché si sono fatte tenebre? Perché si sono fatte? Ecco, tutto si fece buio, il sole si oscurò. Perché appunto quella luce che era uscita dal Padre e si era incarnata, quando Gesù dice, nelle tue mani metto lo spirito mio, rette Messia, gloria, alleluia, Gesù è come se avesse detto, Padre, nelle tue mani metto la mia luce, la mia luce ritorna a te. Quindi ritornando al Padre, la luce si fece buio per tutto il paese, il sole si oscurò. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. Ecco perché si fece buio. Perché non c'era bisogno di farsi buio. Anzi, poteva addirittura illuminarsi ancora di più la terra. Invece no, si fece buio. Perché appunto, alleluia, quella luce che, ecco, quella luce, Gesù Spirito, che si era incarnato in Maria Vergine e quindi fatto bambino, nato, cresciuto, ora e c'era quindi la luce, perché non è che c'erano due, c'era un Gesù in cielo
e un Gesù sulla terra, due. No, era sempre uno. Quindi quel Gesù che il Padre generò dicendo sì alla luce, perché per i più, diciamo, meno conoscitore della, insomma, per quelli magari che sono più ultimi, tra gli ultimi, ecco, praticamente quando il Padre, come ho detto, mi ha fatto dire prima, quando il Padre ha detto sì alla luce fu, quindi lui generò suo figlio, e lui chissà per quanti milioni, miliardi di anni è stato sempre presso il Padre, insieme a tutti gli angeli, serafini e cherubini in cielo. Poi, diciamo, il Padre che cosa ha fatto? Lo ha fatto, sempre a quel Gesù sia la luce, lo ha fatto incarnare in Maria Vergine. Amen. Quindi quella luce che si era sprigionata dal Padre per dare inizio a una nuova esistenza simile a lui, al Padre, alleluia. Quindi che cosa fa? Infatti Gesù lasciò la gloria del cielo per diciamo incarnarsi in Maria Vergine. Amen, gloria a Dio. Quindi tutta quella luce ora non c'era più né in cielo né sulla terra, perché Gesù dice: nelle tue mani metto il mio spirito. Amen. Il mio essere, alleluia. A questo punto, alleluia, che cosa fa? Allora, il ladrone intanto sulla croce gli aveva detto: ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Gesù disse: oggi tu sarai con me in paradiso. Perché ecco, il Padre, alleluia, amen, benedetto sia l'Eterno, perché tutto, vedete, opera il Padre. Infatti, come scrive poi l'Apostolo Paolo, dice: perché colui che ha risuscitato Gesù dai morti risusciterà anche noi. Alleluia, amen. Quindi il Padre gli fece fare il cammino di, essendosi Gesù incarnato in Maria Vergine e morto sulla croce, gli ha fatto fare il cammino di ogni essere umano. Non è che lui ha fatto un cammino diverso, pigliava la scorciatoia oppure l'autostrada. Lo stesso cammino. Quindi, così come nasce l'uomo dal seno materno, amen? Così come nasce, quindi, si forma nel seno materno e nasce e cresce e poi muore, così è avvenuto di Gesù. Lui si è incarnato in Maria e Maria l'ha partorito, lui è nato, cresciuto, poi sulla croce è morto. Dopo la morte dove si va? Ecco, tanti si chiedono, magari credenti, il credente che muore, credente nel Signore e che si sforza di fare la sua volontà, va nel paradiso momentaneamente. Amen? Dove andò pure Gesù e si portò con lui il ladrone. Perché disse: io ti dico che oggi stesso sarai con me in paradiso. Amen. E allora, praticamente, alcuni dicono che a punteggiatura, che Gesù, dice, gli ha voluto dire, no, dice Gesù in quella circostanza, gli ha voluto dire: io ti dico oggi che sarai in paradiso. Andate a girano. Io ti dico oggi che sarai con me in paradiso. Invece no, perché Gesù è andato in paradiso, attenzione, amen, perché quando Gesù poi si nuovamente, attenzione, quando Gesù poi risuscitò, che si incarnò nuovamente, lo spirito di Gesù si incarnò, entrò nel suo corpo che era stato messo nel sepolcro, amen, Gesù ha detto a Maria Maddalena: non mi toccare perché ancora non sono salito al Padre. E allora te stai regionando, onde staste? Dove sei stato in questi tre giorni? Dove è stato Gesù?
è stato nel paradiso, dove andò a trovare tutti i suoi fratelli, tutti coloro che avevano creduto in lui. Andò a trovare Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Elia, tutti quelli del passato, nel paradiso. E lì, come dice, mi pare che è l'apostolo Pietro che dice, che predicò ai morti. Si riferiva a questo, perché lui in quei 3 giorni si fece conoscere, avendo dovuto fare la stessa strada di ogni essere umano vivente, quindi prima si va là. Alleluia. Infatti anche nella morte, guardate, si è fatto battezzare come ogni essere umano che a quei tempi c'era, quindi quella legge che si doveva osservare del battesimo che praticava Giovanni Battista. Vedete, quindi lui non si è esentato da nessun dovere nei confronti di Dio e degli uomini. Amen? Quindi è proprio lì, lui quindi va insieme al ladrone sulla croce, nel paradiso. Il paradiso praticamente è un luogo di attesa di tutti i credenti che muoiono nel Signore e che aspettano il giorno della risurrezione, come l'inferno, l'Hades, è il luogo dei credenti, però che non hanno fatto la volontà di Dio, e i non credenti che non hanno fatto la volontà di Dio. Amen. Tant'è vero, prova e dimostrazione ne fu che Gesù raccontò come stanno le cose quando raccontò l'episodio del povero Lazzaro ed il ricco. Dice, il ricco vestiva porpora e bisso, viveva splendidamente, e Lazzaro stava alla porta del ricco. Dice, nei tormenti terreni, cioè, o più che tormenti, nelle sofferenze, perché era tutto pieno di piaghe ulcerose. Dice, e andavano i cani per leccargli le ulceri. Il Signore ci ha rivelato, che i cani, quando andarono dal povero Lazzaro a leccargli le ulcere, non era in segno che era talmente abbandonato, non visto da nessuno, non compreso da nessuno, il povero Lazzaro. No, perché lui nelle sofferenze, con quelle ulcere che aveva, i cani fungevano da infermieri, andavano a leccargli le ulcere per pulirgliele con la lingua. Perché? Io non lo sapevo, ma il Signore quella sera durante il culto mi ha rivelato questo. Poi effettivamente dei fratelli hanno ricercato lì attraverso i computer e cose, che la saliva del cane ha poteri di cicatrizzante, ecco, vedete? Quindi non era, dice, vada puricano, invece no, era il Signore che gli provvedeva, mentre gli uomini neanche lo degnavano di uno sguardo, il Signore gli mandava i cani a leccargli le ulcere perché lo pulissero. Infatti tanto è vero che quando un cane si fa male, subito lui con la lingua si lecca la ferita. E praticamente la saliva del cane è la più efficace di tutte le salive, che sia degli uomini che degli animali. Praticamente la saliva del cane è la medicina più, il disinfettante più potente che ci può. Quindi quel povero Lazzaro era trascurato dagli uomini, ma non trascurato da Dio. Alleluia.
E in quella circostanza Gesù ha detto che poi Lazzaro, il povero Lazzaro, sono andati, dice, gli angeli e lo hanno portato nel seno di Abramo, mentre il ricco nell'inferno e nei tormenti. Ed è per quelle che dicono: ah, no, non è vero che ci sono tormenti, l'inferno non c'è, guardate. Invece, ecco, e nei tormenti gridò: padre Abramo, manda Lazzaro a intingere il dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, la bocca, alleluia, amen. E padre Abramo rispose: tra noi e voi c'è un grande baratro, c'è un abisso, voi non potete passare da noi, noi non possiamo passare da voi. Ecco, quindi Gesù andò lì dove andò pure il povero Lazzaro, cioè nel paradiso, nel seno di Abramo. Amen, gloria a Dio. Quindi nel seno di Abramo. E allora, e quindi quando, vedete, lui poi si, nuovamente il suo spirito che dal paradiso, vedete, rientrò nuovamente nel corpo, alleluia, amen. E poi, vedete, lui, perché, gloria all'Altissimo, guardate che cose meravigliose, perché nel paradiso non si va con il corpo, si va solo con l'anima, con lo spirito. Quindi Gesù non poteva andare pure con il corpo. Amen, gloria a Dio. E allora, perché, ripeto, lui ha fatto il cammino dell'essere umano. Amen. Quindi quando lui ritorna e risuscita e Maria Maddalena lo vuole toccare, lui subito l'avverte: non mi toccare, perché non sono salito ancora al Padre. Amen? Quindi vedete che il paradiso è una cosa e il trono di Dio è un altro. Alleluia. Perché, come dice Giovanni, e nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliuolo dell'uomo che è nel cielo. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi vedete, e quindi era circa l'ora sesta, si fece buio, il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. E la cortina del tempio si squarciò in mezzo, perché la cortina del tempio, come il Signore mi ha fatto spiegare qualche altra volta, era quella tenda che divideva in due il luogo santo dal luogo santissimo. Il luogo santissimo era dove c'era l'arca, amen? E invece il luogo santo era dove c'erano gli altari dell'olocausto, dei profumi, la tavola di presentazione dei pani, la conca di sale, insomma, dove si offrivano i sacrifici. Nel luogo santissimo, invece, c'era soltanto l'arca che il Dio gli fece costruire per mezzo di Mosè nel deserto. Amen. E quindi e lì entrava soltanto una volta all'anno il sommo sacerdote. Ed entrava, durate, come il Signore mi ha fatto dire, il 10 di settembre. Amen. Proprio nel giorno in cui Gesù nel 2001 disse: da questo momento inizia una nuova era. Quello era lo stesso giorno in cui il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo una volta all'anno. Dice: perché era il 10 di settembre? Attenzione, perché a noi risultava il 9 di settembre, è risultato il 9 di settembre, ma il 9 di settembre, attenzione, perché per noi che il giorno inizia a mezzanotte, invece per gli ebrei il giorno iniziava alle 6 del pomeriggio. Quindi, in poche parole, per ora sono le 8 meno un quarto, no? Sono le 8 meno un quarto e ne abbiamo, quanto ne abbiamo oggi? 20. 8 meno un quarto, no? Allora, 19 e 45, va bene? Facciamo il 46, no, vabbè. E allora, a quest'ora,
ai tempi di Gesù, quanto abbiamo detto che ne avevamo oggi? 20, no? Invece ai tempi di Gesù, oggi già ne avevamo, a quest'ora ne avevamo già 21. Quindi quando il Signore ha detto da questo momento inizia una nuova era, è stato, iniziava proprio il giorno, il decimo giorno di settembre, quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo una volta all'anno per l'espiazione dei peccati. Guardate che cosa grande che sta facendo il Signore in questo luogo, sia glorificato e Dio. Amen. E c'era quindi che separava il luogo santo dal luogo santissimo, questa tenda. Quando Gesù morì, allora questa tenda si strappò automaticamente in due. Quando il cielo si oscurò, si fecero tenebre, allora questa tenda si stracciò in due. Quindi il Signore ha posto fine a tutti i sacrifici cruenti che si erano praticati fino a quel momento, cioè sacrifici di sangue che si erano praticati fino a quel momento per mezzo dei sacerdoti. Quindi Gesù ha voluto dire: sacerdoti, il vostro compito è finito, perché il vero sacrificio, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, sono io, e in questo momento ho detto: Padre, tutto è compiuto. Amen, gloria all'Altissimo, alleluia. E Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Alleluia. Amen. Allora il centurione, visto quanto era accaduto, glorificò Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Alleluia. E tutta la folla che si era radunata per osservare ciò che accadeva, alla vista di questo se ne tornò a casa battendosi il petto, pentita. Dice: guarda, abbiamo fatto crocifiggere l'uomo giusto, il figlio di Dio. Alleluia. Amen. E un altro particolare molto importante: voi pensate che tutto questo che è accaduto sia rimasto agli occhi di Dio in una maniera indifferente, come se non fosse successo niente, accaduto niente? No, fratelli. Alleluia. Perché diciamo, il sacrificio, la parte cruenta, si era completata, però rimaneva ancora qualcosa da chiarire, qualcosa da mettere in pratica per completare. Alleluia. E guardate quello che il Signore dove mi ha fatto posare lo sguardo pure. Anche i soldati, dice, lo schernivano accostandosi e presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra il suo capo inoltre vi era una scritta in caratteri greci, latini ed ebraici, e la scritta era questa: costui è il re dei giudei. Alleluia. Amen. Costui è il re dei giudei. Quindi era scritto in latino, in greco e in ebraico. Voi pensate che quella scritta è stata fatta tanto così da Pilato, perché è stato Pilato che gliel'ha fatto scrivere? Alleluia. No, per dire: Israele, Italia, Grecia, i tuoi nomi sono stati scritti lì, perché siete i maggiori responsabili della morte del mio figliolo. Grecia, Italia e Israele. Come si dice nel mondo, la partita non si è chiusa lì. È rimasto un capitolo, una pagina aperta. Alleluia. Guardate, cominciamo con la Grecia. E perché l'Italia? Alleluia. Amen. Guardate,
come il Signore. Grecia, Italia e Israele, che sono pure lì, che tutti cercano di bersagliarla, che sono in continua, paura. Perché una volta per l'Iran, un'altra volta per gli altri, i palestinesi, non hanno pace. Amen. Gloria a Dio. Vedete, gloria. Proprio il Signore mi ha fatto posare lo sguardo su, dice, ecco, sopra il suo capo inoltre vi era una scritta nel linguaggio greco, latino ed ebraico. Perché allora, fratelli, gli italiani, i romani, non è che parlavano in italiano come parliamo oggi. Allora si parlava il latino. Roma parlavano il latino. Infatti, se noi vediamo tante scritte a Roma, sono scritte in latino. Non è che sono scritte in italiano, perché una volta si parlava in latino. E siccome in Israele, allora ai tempi di Gesù, in quel periodo c'era Pilato, che era governatore lì della Giudea, era lui in Israele, era lui il maggiore responsabile, vedete, quindi era l'impero romano, quindi si parlava in latino, quindi lui l'ha fatto scrivere in latino. E perché proprio poteva farlo scrivere soltanto dovendo riguardare soltanto la cosa agli israeliti, quindi glielo poteva fare scrivere in ebraico? No, in ebraico no. Perché no? Perché, vedete, a determinare la morte di Gesù sono stati i giudei lì, tutti i sacerdoti, tutto il sinedrio, diciamo, con i romani. Ed i greci, si vede che hanno avuto anche loro la loro parte. Tant'è vero che erano influenti, perché in circolazione a quei tempi c'erano le monete ebraiche, romane e greche. Queste erano le tre monete che circolavano. Quindi ciò significa, vedete, della Grecia, insomma, almeno noi, Signore, ma questa sera ci sta rivelando per la prima volta che anche loro hanno avuto la loro parte di colpa sulla morte di Gesù. E noi stiamo vedendo che, ecco, da questo momento inizia una nuova era. Vedete, gloria al Signore, come il Signore è partito prima da Grecia, poi con l'Italia, e poi stanno entrando anche nazioni, nella sfera quelle nazioni, appunto, che si trovano in deficit, alleluia, che non possono effettivamente affrontare la situazione come si sta presentando nelle loro case. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete come il Signore sa pagare, sa intervenire al momento giusto. Quindi attenzione, il Signore ha voluto dire questa sera, vedete, questi sono i segni degli ultimi tempi. Il fatto che la Grecia, l'Italia e Israele si sono navigano in brutte acque, questo è uno dei segni da parte del Signore che li sta retribuendo in base a quello che si meritano. E Dio ci benedica. See you.
E siamo qui, Signore, abbandonati nelle Tue mani, perché Tu faccia di noi quel che vuoi, quando vuoi e come vuoi. E per noi, Signore, sarà sempre una grande gioia e una grande vittoria, un grande onore poterti servire, onorare, amare. Alleluia, insieme al Padre, guidati da Te, Gesù, perché nulla sappiamo fare da soli, ma guidati da Te, Signore, tutto il Padre gradisce. Alleluia, quindi prendici per la mano, guidaci col Tuo Santo Spirito e facci seguire il Tuo cammino, quello, Signore, che Tu hai tracciato per ognuno di noi qui in terra e poi lassù nel cielo per tutta l'eternità. Amen.